e l'avventura continua. I volontari del Tukul, dopo aver realizzato decine di acquedotti, sui 1700-1800 metri di quota, la linea d'acqua parte dall'alto e con un dislivello di 350 metri e serve tutte le frazioni della zona per circa 3000 abitanti. Il villaggio nel quale siamo arrivati è per se stesso una cosa altrettanto straordinaria. Un ordine e una pulizia, ma soprattutto una cura nella realizzazione dei terrazzamenti che mantengono fermo il terreno durante la stagione delle piogge, consente a queste persone di realizzare colture diverse che praticamente li rendono autosufficienti da un punto di vista alimentare. Sorcini ha detto tutto. Va bene. Io lo considero un po' un miracolo di madre Francesca. È vero. Perché da cosa nasce cosa? Se non ci fosse stata la beatificazione, non ci saremmo ritrovati a Roma. Se non ci fossimo ritrovati a Roma, non ci sarebbe stata proposta l'idea. E senza idea non sarebbe partita l'iniziativa. Ho ricevuto più elogi delle parole che dirò. Quindi sarò brevissimo. Meglio che me l'ha. Ho parlato con Paolo, va bene.